colpo di scena sul mercato del Napoli, adesso la cessione è più vicina, l'addio può concretizzarsi nei prossimi giorni. Il calciomercato del Napoli in questo momento è condizionato da Victor Osimhen. Destinato alla cessione, nessuno ancora si è fatto avanti per pagare la clausola da 130 milioni di euro presente nel contratto del centravanti nigeriano. L'offerta massima è stata di 80 milioni da parte del Paris Saint-Germain, che tra l'altro non ha ceduto Randall Colomwani che vorrebbe restare a Parigi. Si è parlato molto delle soluzioni Chelsea e Arsenal, che però non si spingeranno oltre una certa cifra. La sensazione è che il tutto si risolverà negli ultimi giorni di mercato. L'obiettivo numero uno, quando andrà via Osimhen, diventerà automaticamente Romelu Lukaku con il quale c'è un accordo di massima. Anche in altri reparti il Napoli deve pensare alle cessioni. Per esempio a centrocampo, dove ha messo nel mirino Gilmore e Brescianini. Il club partenopeo dovrebbe prima liberarsi di Jens Kajuste e Gianluca Gaetano. Mentre per lo svedese è più complicato trovare una squadra, il centrocampista napoletano ha molto mercato in Serie A. In particolare, c'è il Cagliari che è molto interessato ad acquistarlo a titolo definitivo dopo il prestito della scorsa stagione, ma c'è un colpo di scena molto interessante per il mercato del Napoli. Napoli, sorpasso del Parma sul Cagliari per Gaetano. Il Parma ha messo le mani su Gianluca Gaetano. Sono in corso dei contatti avanzati per il suo trasferimento. C'è stato il sorpasso sul Cagliari che può essere decisivo per l'arrivo a titolo definitivo. Il fatto che Fabio Pecchia abbia allenato il centrocampista del Napoli ai tempi della Cremonese può aiutare molto la situazione. Il Parma vorrebbe chiudere l'arrivo di Gaetano per 8 milioni di euro più bonus. Il Napoli incasserebbe una cifra importante da reinvestire sul mercato e darebbe la possibilità al centrocampista classe 2000 di imporsi con continuità dopo vari prestiti. Quello al Cagliari è stato importante, gli ha permesso di mettere minuti nelle gambe e di segnare gol decisivi per il raggiungimento della salvezza. Gaetano con il Cagliari ha giocato 11 partite in Serie A, segnando 4 gol, con Pecchia potrebbe incrementare di parecchio questi numeri. Il Parma ha un progetto ambizioso, intende restare in massima serie dopo la bella promozione. Gaetano porterebbe qualità a centrocampo nel reparto offensivo. Il Napoli, successivamente, potrebbe puntare su Marco Brescianini per il quale c'è già un accordo.